benvenuti in questo nuovo video, siamo qua di nuovo su LSPDFR, dopo un anno, finalmente siamo tornati. Siamo qua con la polizia e siamo qua al commissariato di Rockford Hills. Quello che faremo oggi pomeriggio sarà pattugliare le strade e fermare dei veicoli. Comunque la volante di oggi è questa fantastica Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, ma noi abbiamo anche in dotazione la Seat Leon, l'Alfa Romeo Giulietta, la Tipo, la Fremont, che poi vedremo nei prossimi video. Perfetto ragazzi, comunque questo qua è il mio collega e questo qua sono io. E direi che possiamo entrare in servizio. Guardate là, la Seat Leon, bellissima. Diamo un attimo l'ora, sono le 17:37, vai, vieni collega. Vi faccio pure vedere un po' com'è fatta l'auto. Allora ragazzi, ecco gli interni dell'Alfa Romeo Giulia. Abbiamo un bellissimo tablet che ci dirà tutte le informazioni che vogliamo sapere. Ad esempio noi inseriremo il nome di quello che fermiamo e lui ci dice tutta la sua storia, comunque se ha ricevuto multe, se ha ricevuto arresti e tante altre cose, oppure anche tutto ciò che riguarda il veicolo. E niente ragazzi, dobbiamo solo uscire e vedere come va questa mattina. Vai, facciamoci un giro e non appena vediamo questi veicoli sospetti che ci dice la minimappa, proviamo a fermarli e vediamo un po', diciamo, di indagare, comunque di capire un po' perché questo veicolo è sospetto. Ora ragazzi, ovviamente se la minimappa non mi presenta niente, fermerò qualcuno a caso, perché comunque noi siamo in servizio, il comandante ci ha detto di fare questo e noi facciamo questo, quindi in pratica sarebbe strade sicure, quelle robe lì. Ok, giriamo. Bellissimo il tramonto, 17:37. Ok, lì c'è un veicolo sospetto, vedete? Sulla destra. Possiamo provare a fermarlo. Quindi andiamo verso di lui. La moto. Ok. Senza casco? O sbaglio? Senza casco, ragazzi? Non si è fermato neanche al rosso. Ah no, ok, sì, perché qua può girare lui. E sta correndo un po' troppo, ragazzi, eh. Non si ferma. Non si ferma al rosso. Ok. Io procederei a fare il controllo. Accosta, per favore. Devi accostare. Ferma sta moto. Ok. Guarda questo, guarda. Senza casco. Allora. Ah, ok. Il mio collega mi ha appena detto che sente un forte odore di narcotici. Narcotici potrebbe stare pure per l'erba, per la marijuana, no? Darsi pure che ha fumato e ce l'ha addosso. Ok ragazzi, comunque voglio un attimo tutti i documenti. Ok. Perfetto. Questo qua si chiama Sammy Croft. Ok. Andiamo un attimo a controllare Sammy Croft. Spegniamo tutto. Ok. Allora ragazzi, vediamo un attimo dal computer, cioè dal tablet che vi ho detto. Eccolo qua, Sammy Croft. Oh mio Dio. Allora, c'ho 25 anni. È stato fermato 5 volte, come vedete. E poi le multe che ha ricevuto è una il 14/7/2021, disordine. Poi il 22/2021, esecuzione di un segnale di stop, avviso del segnale stradale. Vabbè, forse non si sarà fermato allo stop. Il 25/11/2019, urinazione in pubblico, addirittura. Questo qua ragazzi ha fatto pipì ad esempio in una piazza oppure in un parco, qualcuno l'ha visto, ha chiamato i vigili per esempio e i vigili comunque l'hanno denunciato, comunque hanno fatto una multa. Ok, però niente di così pericoloso. Vediamo un attimo il veicolo, la Bati. Allora, la Bati non è rubata come vedete, è registrata quindi valida, è stata assicurazione valida. Ok.
perfetto ragazzi, ovviamente sta guidando senza casco, come vedete. Quindi con questa abati poi. Allora, chiedi al guidatore, ragazzi. Ok, chiediamo perché non c'aveva il casco. Non voglio che mi scompigli i capelli. Ah, guarda questo, che scusa che si va a inventare. Cioè, tu scusa, indossi il casco perché? Perché ti salva la vita, no? Se fa l'incidente. Invece lui non lo mette perché sennò i capelli, ragazzi, vanno in disordine. Ma non è una bella risposta questa, sinceramente. Comunque, per favore, scenda un po' dal veicolo. Ok? Perché comunque lo voglio controllare, ragazzi. Cioè, non mi convince questo tipo. Sentiamo comunque una forte puzza di erba. Non lo so di che cosa, perché comunque noi non ci sbagliamo. Però devo controllarlo. Permette un bel controllo, per favore? Vedete, le pupille sono dilatate. Facciamo controllare al collega. Vai, collega. Vedi se c'è qualcosa addosso. Ok, allora abbiamo trovato alcune carte assorbenti, portafoglio, una bottiglia contenente un liquido limpido. Ok. E vediamo un attimo se mi fa controllare questa bottiglia. Non ne sono sicuro, però comunque ci voglio sempre provare. Allora, andiamo qui. Controllo degli stupefacenti. Ah, ok, sì, me la fa controllare. Una bottiglietta contenente un liquido limpido. E in questo caso, ragazzi, dobbiamo vedere con quale delle sostanze stupefacenti questo liquido reagisce. Quindi io proverei con questo, che sarebbe LSD, ok? Erlich reagent. Vediamo un attimo se questo liquido reagisce con questo stupefacente. Negativo. Ok, quindi non è LSD. Proviamo il fentanyl. È fentanyl. Fentanyl, ragazzi. Che poi comunque non è una vera e propria droga, però comunque è un miscuglio di farmaci che comunque, ragazzi, sono illegali, a meno che il dottore non te li prescrive perché tu sei malato. Però c'è gente che li prende pure che non è malata, ma li prende per sballarsi, capito? Lui ce l'aveva, quindi ovviamente è illegalissimo questo, Ha con sé il fentanyl. Ed è già da arrestare questo. Voglio fare un attimo un controllo qua al veicolo. Ok, niente di interessante. E comunque stiamo osservando il pedone e ci dice le pupille sono dilatate, quindi segno che questo qua ha fatto uso di stupefacenti e si è messo pure alla guida. Quindi a questo punto, ragazzi, procederei pure a fargli il test. Quindi test del tampone antidroga lo faccio io. Ok, vediamo un po'. Vediamo a cosa è positivo. Ok. È positiva alla marijuana e alla cocaina. Ragazzi, questo si è proprio rovinato. Quindi pensateci, guardate cosa succede. Guardate un casco, ok? Cosa vi fa passare? Perché noi l'abbiamo fermato perché stava senza casco, ok? Se avesse avuto il casco, ragazzi, sto tipo si salvava, capito? Quindi anche nella realtà va sempre messa la cintura, va sempre messo il casco. Noi l'abbiamo notato senza casco, l'abbiamo fermato e si sono presentati altri problemi, capito? Quindi si è proprio rovinato questo. E niente, ragazzi, comunque questo qua va arrestato per possesso di stupefacenti. Ne ha fatto anche uso, si è messo alla guida. In più c'ha pure, non ha messo neanche il casco. Quindi ovviamente, ragazzi, lo dobbiamo arrestare. Ok. Vai, facciamo fare al partner. La moto io la faccio sequestrare, ovviamente. Ok, allora, richiedi un carro attrezzi, piccolo pick up. Ok. Ok. E intanto noi, ragazzi, facciamo un attimo il foglio dell'arresto. Ok, comunque
scriviamo tutto quello che abbiamo visto e che abbiamo notato. Allora, andiamo da Sammy Croft e come vedete qua ci dice crea rapporto d'arresto, quindi perché lo sto arrestando, ok? Possesso di droghe, ok? E abbiamo visto che aveva possesso di fentanyl, quindi io gli metto la X perché veramente gli diamo questa guida sotto l'influenza di sostanze perché lui stava fatto comunque di marijuana e cocaina, ragazzi. E poi utilizzo di moto senza casco. Ragazzi, cioè mi dispiace, ma cioè si becca tutte queste cose per forza, ragazzi. Ok, adesso dovrebbe arrivare il carro attrezzi. Eccolo lì il pick up e al tipo comunque lo facciamo arrestare, ovviamente. Sì, ma è stato tutto giusto quello che abbiamo fatto, eh. Ok, ha preso la moto. A lui, ragazzi, chiama il trasporto per il sospetto. Ok. Adesso, come vedete, sta arrivando il camion lì, il furgone della penitenziaria. Ok. E noi ce ne possiamo andare. Tanto noi adesso ci facciamo un altro giro. Anzi, ci buttiamo proprio di qua, visto che ci sono altri veicoli. E questo? Facciamo un attimo un controllo. Bison. Target vehicle license plate Veicolo rubato! 48 Tom Edward Adam 784. A possible stolen vehicle. Accosti, accosti, accosti. Accosti. Oh mio Dio, ragazzi, veicolo rubato. Veicolo rubato. Dobbiamo fare attenzione con questo, eh. Allora, innanzitutto rallentiamo il traffico qui. Ok. Veicolo rubato. Salve. Mi dia i documenti, patente e libretto. Ok. Il guidatore si rifiuta di mostrare la patente di guida. Comunque facciamo un attimo un controllo su questo qui. Ma forse lui non è Gray. Allora, guarda. Ok. Allora, ragazzi, questo veicolo appartiene a questo Gray Joe di 38 anni e sicuramente non è quello che abbiamo visto alla guida perché questo qua è di colore. Ok, quindi questo Gray Joe, il vero proprietario di quel veicolo, ha ricevuto una multa il 26/9/2020, indegno veicolo stradale, forse non lo so, sarà stato rotto, avrà avuto dei problemi. Invece, ragazzi, vediamo un attimo il Bison come è messo, veicolo rubato. Sì, ok, ragazzi, ok. Ora la situazione è chiara. Perché questo Gray Joe, il vero proprietario di questa Bison che sta avanti a noi, ha subito un furto da questo qua che lo sta guidando. Quindi, ragazzi, qua dobbiamo assolutamente fermare questo. Spero che. Scendi dal veicolo, per favore. Ok. Mi devi dare i documenti, che vuoi fare? Una lesta carta d'identità. Ok. Harry Murgatroyd. Collega, mi raccomando, dai un occhio, dai un occhio. Harry Murgatroyd, vediamo un attimo questo qua. Allora, Harry Murgatroyd, mamma mia, ragazzi, stato patente del guidatore sospesa a 29 anni.
è stato fermato 4 volte e c'ha 3 multe. La prima, contenitore aperto nel veicolo, ok? La seconda, avviso di velocità illegale. E la terza, uso personale di marijuana. Comunque ragazzi, questo qua ha rubato il veicolo, eh? Questo qua ha rubato il veicolo. Signor Mugatroid, abbiamo fatto un controllo in centrale. Questo veicolo è stato rubato, non appartiene a lei. Appartiene a un certo Harry Joe. La dichiaro in arresto per aver rubato questo veicolo. Ok? La dichiaro in arresto. Lei è in arresto. Arresto per furto di veicolo. E soprattutto guida con patente sospesa. Ok, ok ragazzi. Perfetto così. Andiamo a compilare il questionario. Allora, Harry Murgatroyd, crea rapporto d'arresto. Furto, ok. Furto di auto, eccolo qui. Ok ragazzi, quindi furto d'auto, eccolo qua. E poi poi ragazzi, gli creiamo pure una multa, ovviamente, perché comunque era con la patente sospesa. Eccolo qua. No patente, perché comunque la patente gli era stata sospesa. Non l'ho controllato, non l'ho controllato ragazzi. A uno così che fai? Non lo controlli il veicolo e non lo controlli pure addosso. E quindi sì ragazzi. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa addosso. Allora, una multa, una pipa di metanfetamina bruciata, telefono cellulare, una matita e un paio di mutandine. Ok, una pipa per fumare metanfetamina, ok, sì, è illegale, però comunque noi abbiamo trovato droga addosso, ok? La pipa, ragazzi, non gli possiamo fare niente per la pipa, è una semplice pipa. Invece vediamo un attimo il veicolo, se aveva nascosto qua qualcosa in questo veicolo rubato. Oh mio Dio, ragazzi. Lato del guidatore, un cappello da cowboy. Lato del passeggero, un fucile AR-15 e una pala. Nel bagagliaio, una valigetta chiusa a chiave. Oh mio Dio, ragazzi. Cioè, questo qua è proprio un pazzo scatenato, anche possesso di armi. AR-15, un fucile d'assalto, ragazzi. Un fucile d'assalto. Allora, spostiamo un attimo questo. Ok. Quindi ragazzi, questo qua si becca ancora un'altra accusa. Se ne becca ancora un'altra questa. Eccolo qua. Possesso di arma mortale. Mamma mia ragazzi. Perfetto. Dovrebbero arrivare dei colleghi. E intanto facciamo sequestrare pure questo veicolo, che tanto lo facciamo portare in centrale e poi il vero proprietario lo passerà a prendere. Ok. Un pazzo scatenato ragazzi. Un pazzo scatenato questo. Ok, mettiamoci dietro di lui. Facciamo un controllo alla targa. Una massacro, ok. Ok, è di un certo Kevin Scarlatti e ha due citazioni. Sta sbandando ragazzi. Troppo, troppo, troppo. Ti devi fermare, capisci? Ti devi fermare. Fermati, fermati così prima che fai qualcosa, qualche danno. Ok. Ma come diavolo guida? Come diavolo guida? È stato ubriaco questo, ragazzi. Guardate qua. Infatti lo dice anche il collega, che si sente un forte odore di alcol. Favorisca un po' tutti i documenti, per favore. Ok. Andiamo un attimo a controllarlo. Allora, vediamo un po'. Kevin Scarlatti, eccolo qua ragazzi, è stato fermato 3 volte, ha il permesso per le armi, e permesso per le armi concesso e licenza per pistola, 22 anni. Ok, abbiamo 2 multe, indegno veicolo stradale e permesso di parcheggio scaduto. Ok, quindi diciamo multe così, ok, nel senso non sono gravi.
Vediamo il veicolo, la massacro, ok, quindi la massacro è tutta valida come vedete. Colore Saxon blu e si trova. Nome del proprietario Kevin Scarlatti. E a posto, quindi va benissimo così. Però ragazzi, questo qua è estremamente ubriaco, quindi deve scendere subito da questo veicolo. Prego, mi segua un po', per favore. Guarda, guarda. Un altro che non si regge in piedi. Forte odore di alcol dal respiro. Ok. Guarda, guarda, non si regge in piedi. Ora ragazzi, facciamo il test classico. Voglio un po' vedere, quindi test del respiro, no, questo qua, test di sobrietà. Vediamo un attimo se riesce a restare in piedi tenendosi su una gamba. No, ok. No, è fallito, dai, si vede. Infatti, vedi, lo dice. Il soggetto dovrebbe sollevare una gamba con le mani sui lati e tenerla abbastanza a lungo. Questa qua non l'ha tenuta neanche un secondo. Passiamo un attimo al secondo test. Questo qua. Ok. Vediamo come cammina. Vabbè, dai. C'è uno di questo, dovrebbe guidare secondo voi? Un tipo così, come sta camminando ora, dovrebbe guidare. Ce la fa neanche a reggersi in piedi lui stesso. No, vabbè, abbiamo visto fin troppo, quindi ragazzi, procederei al vero kit, test del respiro, facciamo fare a partner. Presentarvi come sempre Grande RP. Il server roleplay dove gioco tuttora, ragazzi, e vi invito a giocare con me, appunto perché siamo sempre in fase di nuove famiglie, nuove gang, nuove attività. Si può essere chiunque in gioco, è possibile fare lavori normali come elettricista, taglialegna, tassista, autista, corriere, petroliere, tantissimi lavori. Il punto forte di questo server è la creazione della famiglia, dove è possibile stare tutti insieme in una famiglia e fare tanti eventi, rapinare le banche, rapinare i market, catturare la fonderia, conquistare territori, attaccare le altre famiglie ovviamente e tante altre novità. È possibile anche fare parte di una gang presente in gioco come i Families, i Vagos, i Marabunta, tutte le gang che conosciamo. Giustamente chi sbaglia paga, quindi se la polizia vi becca finirete in prigione. La prigione è bellissima, è possibile fare i lavori forzati, ovviamente anche la palestra, c'è la polizia, è possibile fare le risse, è possibile evadere, è possibile finire anche in isolamento. In poche parole si crea proprio l'impero criminale, ragazzi, si compra di tutto qua dentro, quindi se si sanno fare i soldi, comunque vedete, è possibile fare anche le gare clandestine. Un altro punto a favore è sicuramente la vastità di veicoli moddati presenti nel gioco: Ferrari, Lamborghini, Porsche, di tutto e di più, ragazzi. È veramente un bel server e io infatti ci sto giocando, lo sapete. Il primo link in descrizione serve per registrarvi, me lo dite, mi dite come vi chiamate, ci incontriamo in gioco e vediamo cosa fare, perché io sono sempre quello che vuole fare le cose da gangster, vuole fare i soldi facili, ok? Quindi ragazzi, registratevi e si gioca tutti insieme. Il limite illegale è dello 0.08%, lui ha lo 0.148%, ragazzi, mamma mia. A questo punto lo voglio pure perquisire, lo faccio io, perquisiamo sia lui che l'auto. Ok, tirapugni, camera tascabile, cucchiaio arrugginito, un agusato e un nastro da imballaggio. Mamma mia, ragazzi, questo è proprio un drogato. Cioè, sì, sicuramente farà pure uso di stupefacenti questo. Sta pure piovendo, quindi mi vorrei pure sbrigare. Facciamo velocemente un controllo al veicolo. Vediamo un po' se nasconde qualcosa. Ok, un borsone pieno di soldi, una pala e una bottiglietta contenente un liquido trasparente. Lato del passeggero, niente di interessante, bagagliaio, un paio di scarpe. Ok ragazzi, quindi una valigetta piena di soldi e soprattutto quella bottiglietta contenente un liquido trasparente che oramai ragazzi stiamo vedendo che sono sempre sostanze stupefacenti. Infatti vedete pure questa, vediamo un attimo se reagisce sempre con il fentanyl.
Vediamo un po' se è come prima. No, negativo. Ok. Vediamo PCP. Negativo. Vediamo questo qua, allora solo questo, l'LSD, Erlich. Ok, sì. Testato per l'LSD, quindi ubriaco alla guida, possesso di droga, ragazzi, e possesso di soldi non dichiarati. Perché sì, cioè lui adesso dice sono i miei. Non tutti, diciamo così, però dovrà dimostrare poi che sono veramente i suoi, ragazzi. Perché pure io posso dire che in macchina mia sono 5 milioni di dollari e sono i miei, invece poi li ho rubati. Dovrà dimostrare tutto, ragazzi. Comunque se ne va in prigione, ovviamente. E visto che comunque questo è l'ultimo fermo, ce lo voglio portare stesso io, ovviamente. Fai tu, partner, io intanto vi sequestro il veicolo. Ok. A fare il pedone. Ok. Perfetto. Prego. Quindi andiamo alla stazione più vicina e andiamo direttamente alla nostra, ovviamente. Poi dopo procederò. Procedo comunque a scrivere tutto. Tutto quello che gli abbiamo trovato, dell'arresto e tutto. Benvenuto. R&R, I'm gonna fucking blow someone's brains out. So right. Mo so qua i tuoi, mo so cavoli tuoi, mo. Ok ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Bella ragazzi, ciao a tutti.